Grazie a Bettina Giordani e a Sabrina Cicin che stanno organizzando con me l'incontro di oggi. Grazie a Tindaro Adabbo che lo coordina con me. Abbiamo già qui con noi la ministra Bonetti che ringraziamo. Abbiamo concordato la data e ci siamo presi un po' di tempo per una riflessione collettiva su un tema a nostro parere importantissimo, perché incrocia una serie di questioni che sono tutte prioritarie. Incrocia il legame tra la parità e l'economia nel nostro paese, incrocia l'opportunità rappresentata dalle risorse del PNRR di far sì che l'utilizzo di tale risorse sia anche avviato una sperimentazione di una maggiore qualità dell'agire amministrativo e della rispondenza ai bisogni della collettività, incrocia la necessità di far fare un salto in positivo di qualità all'azione anche della pubblica amministrazione, incrocia la questione di far crescere le nostre imprese anche al proprio interno per far sì che poi nella qualità dell'offerta prodotta per gli appalti si inveri, si realizzi questa loro diversa capacità anche di produrre a partire da una migliore organizzazione del lavoro, esplicitando i nessi tra l'organizzazione del lavoro, i risultati e le performance aziendali. Incrocia, come vedremo negli interventi successivi, la coerenza con le politiche europee, incrocia le questioni occupazionali per le donne. Dunque, un nodo che era riservato esclusivamente agli addetti ai lavori, oggi diventa una questione politica centrale e anche, come dire, quasi la cartina di tornasole per verificare la nostra capacità di realizzare concretamente le scelte che effettuiamo, anche quando sono difficili, anche quando passano per sperimentazioni, per correzioni degli errori possibili per messe a punto successive. Noi parliamo di parità e appalti pubblici, anche se per ora il tema riguarda soprattutto, come vedremo, le risorse del PNRR, perché il nostro sguardo è fortemente rivolto alla modifica del codice degli appalti, la delega al governo per l'innovazione da introdurre in tale codice è stata trasferita in questi giorni dal Senato alla Camera. Io non mi dilungherò in introduzioni e non lo farà neanche Tindara, che comunque interverrà a breve. Io direi che intanto si può presentare anche Tindara e poi io vi presento la prima relatrice di oggi. Abbiamo con noi anche il direttore dell'INAIL, il nuovo direttore dell'INAIL, che è Andrea Tardiola, molto relativamente giovane anagraficamente, ma con molta esperienza in questo settore, come vedrete già. Abbiamo Valentina Cardinali e Giovanna Bedalassi e Luciana Sonnante, che molte di noi conoscono. Prima di dare brevemente la parola per un saluto iniziale a Tindara, vorrei sapere dalla ministra quando vuole intervenire, in maniera che ci possiamo programmare così come a lei risulta più agevole. Intanto grazie, posso ringraziare molto volentieri dell'invito e dell'opportunità e anche della importanza strategica del contenuto di questo incontro, quindi davvero grazie. A me va bene intervenire anche per le conclusioni, come era stato Perfetto. previsto, quindi ascolto volentieri gli interventi che precederanno. Grazie Elena, grazie Ministra. Allora Tindara per un saluto e poi presento io il primo intervento, prego. Benissimo, grazie Daniela, grazie alla Rete Donne, della quale ho molto piacere di far parte. Io saluto anche a nome della Fondazione Marco Biagi, che ha voluto essere presente, anche se a distanza, in questo incontro. Poi introdurrò meglio anche l'argomento dal punto di sempre con un breve intervento, ma darei subito la parola a Daniela Carlà per presentarci la prima relatrice. Grazie Tindara.
Aggiungiamo anche che, siccome i temi sono tanti e si intrecciano tra di loro, c'è anche la questione della certificazione di genere, che ha una propria autonomia, ma si interseca per certi aspetti. E quindi noi pensavamo di proporvi anche un secondo incontro con anche altri interventi tecnici. Il secondo incontro sarà probabilmente il 22 aprile, ve ne daremo conferma breve, sempre anche con la Fondazione Biagi. Adesso iniziamo i nostri lavori. Vi dicevo prima che abbiamo il piacere di avere con noi Andrea Tardiola, che è il nuovo direttore dell'INAIL, ma che ha fatto anche il segretario generale alla Regione Lazio. E lì con Valentina Cardinali e altri amici ha anche introdotto la premialità riferita alle politiche di genere negli appalti pubblici. Comunque, Andrea, a te la parola, sceglierai tu quale delle angolazioni preferisci mettere in evidenza oggi, tenendo presente appunto che il nostro è un taglio orientato a individuare un percorso di lavoro più che a fare un convegno con interventi preconfezionati rivolti a un pubblico indistinto. La nostra è una rete di esperte, le amiche che intervengono oggi ne fanno tutte parte. Tu ovviamente non puoi fare parte di Noi Rete Donne perché si chiama Noi Rete Donne. Prego, Andrea Tardiola. Grazie Daniela, grazie a tutte per questa ospitalità che mi inorgoglisce, ve lo dico non solo per la reputazione che circonda questo network, ma anche per le cose che riesco a dire, perché provo a, diciamo, prendere in carico il mandato di Daniela con un mini racconto di un'esperienza personale che diventa anche esperienza istituzionale e arriva a toccare quello che sta accadendo in questi giorni. E ve lo racconto perché forse ci possiamo ragionare, è il mio contributo almeno, su, Daniela usava il termine percorso, sulle modalità con cui può avvenire qualcosa che accede a quella definizione che noi che in letteratura si chiama policy design, come si definiscono, come si montano le politiche pubbliche, e quindi ve lo racconto quasi in termini cronologici, partendo, lo dico così, da un errore. Dal mio punto di vista, nella mia esperienza personale, l'approcciare a questa tematica delle politiche di genere dentro la strumentazione degli appalti pubblici nasce da un comportamento di cui mi sento responsabile e che col passare del tempo ho considerato sempre di più un errore, uno sbaglio tattico nel modo in cui conducevo una mia precedente esperienza professionale nei molti anni in cui sono stato segretario generale di Regione Lazio. Ora, scusatemi, non è sempre inelegante fare l'autobiografia, però devo, diciamo, precisare un contesto, perché così forse vi sembrerà più ragionevole perché lo racconto in questo modo. Io svolgevo quella funzione nella prima stagione, a partire col presidente Nicola Zingaretti, e quella giunta e il sottoscritto si insediano con al governo della Repubblica Mario Monti. Quindi una stagione della vita istituzionale del paese tutta rivolta al contenimento della spesa pubblica. E come si contiene la spesa pubblica meglio che esercitando la funzione di committenza in modo mirato per generare grandi risparmi con grandi concentrazioni di gare. Diciamo una storia che tutte conoscete, perché appartiene un po' al DNA, è entrato nelle ossa di tutti quelli che da almeno 20 anni e passa, insomma, frequentano questo mondo delle istituzioni. E io ero, diciamo, un più giovane dirigente a capo di una grande amministrazione, e con questo bisogno la regione, questo è un tema che forse ricorderanno tutte quelle che
che, di voi che il Lazio l'hanno vissuto, che vivono a Roma o comunque a questa latitudine, era un ente sostanzialmente dissestato. Quindi io ricordo giornate passate a lavorare per fare appalti con un unico obiettivo in testa e un po' anche nel cuore, cioè risparmiare, drenare risorse per riequilibrare un bilancio affaticatissimo della Regione Lazio di allora. Però poi col passare del tempo scoprivo che dopo che avevo fatto le gare e le avevo fatte tutto contento perché ero riuscito a risparmiare qualche milione di euro e a giudicare contratti, e poi questi contratti si mettevano in opera, essendo una regione, immaginate che parliamo soprattutto di sanità, no? di trasporto pubblico, di gare per ogni anno un paio di miliardi di euro, per capirci, e poi vedevo cosa succedeva quando fai le gare a risparmio. Finivo le gare e mi ritrovavo a discutere degli stessi temi intorno a tavoli, spesso con rappresentanti sindacali, perché gare fatte al massimo ribasso sono gare che scaricano sul costo del personale o su profili di qualità e organizzazione dei servizi questa riduzione delle risorse disponibili per erogare prestazioni o servizi. E un po' alla volta ho capito che, diciamo, al netto della condizione necessitata di un primo momento, stavamo commettendo un grande errore. Che senso istituzionale c'ha raccontarsi, no? Perché poi ognuno vive il suo poté relazionale, professionale. Che senso aveva, anche qui scusate il riferimento autobiografico, andare al MEF e raccontare quanto eravamo stati bravi perché stavamo perseguendo un programma di rientro dal debito della sanità e poi tornare in ufficio e passare tutto il pomeriggio a discutere con organizzazioni sindacali che ti dicevano che ai lavoratori che erano entrati nel nuovo contratto erano stati ridotti gli istituti del contratto collettivo nazionale, se un contratto collettivo nazionale corretto gli veniva applicato, perché spesso poi per andare a risparmiare finiva che ci portavano a casa aziende che applicavano contratti diciamo a costo inferiore e quindi a tutele inferiori. Ora, diciamo, faccio un salto temporale per dirvi che quindi c'è stata una maturazione di anni che una squadra che secondo me ha fatto un buon governo politico e amministrativo in quell'ente, mano a mano che i conti tornavano in ordine, ragionava su come potevamo smettere di darci come obiettivo esclusivo delle politiche della committenza, cioè delle squadre, degli uffici, delle direzioni che facevano appalti, e cominciare invece a dedicarci ad altri temi, cioè quali elementi di qualità volevamo portare a casa oltre alla banalità, per modo di dire, alla ristorazione di un servizio ospedaliero, insomma, ecco, alle pulizie degli ospedali del Lazio, per fare gli esempi di due grandi appalti che ciascuna regione nel suo servizio sanitario deve portare a casa con importi elevatissimi. E quindi col passare del tempo dedicavamo sempre più attenzione, ed è un'attenzione puntuale, tecnica, cioè sulle clausole con le quali si scrive un capitolato di una gara, agli aspetti relativi alle modalità per tutelare il lavoro. Come faccio a tutelare un lavoro che peraltro è un lavoro già mediamente fragile? Non stiamo parlando dei servizi ad alta qualità, cioè stiamo parlando di popolazioni di lavoratori mediamente fragili, e quindi ci davamo sempre di più il mandato di definire nuove gare, cambi appalto in cui salvavamo tutta la manodopera. E poi aggiungevamo anche altri strati di elementi di qualità che volevamo perseguire. Ad esempio, abbiamo iniziato a ragionare degli appalti green, quindi abbiamo cominciato a ragionare su come, facendo appalti, possiamo fare innovazione anche di prodotto. Come facciamo con gli appalti a eliminare le plastiche monouso nel panorama dei nostri ospedali o delle strutture sanitarie di una regione da 6 milioni di abitanti? Tutta questa, scusami Daniela, tutto questo presupposto per dire che quando siamo stati pronti, ed è stato davvero un percorso, ci siamo chiesti, e secondo me era il 2019, e io lo ricordo perché chiesi proprio a Valentina Cardinali di parlarne,
E ricordo che un pomeriggio in regione ci vedemmo e io le chiesi: aiutami a definire quali sono gli elementi che identificano una, diciamo, dentro la strumentazione di una gara e di un contratto, perché di questo stiamo parlando, gli elementi con cui io posso provare a definire una strategia di gara nella quale colgo alcuni elementi che toccano il tema della differenza di genere. E sapete perché glielo chiesi? Perché poi uno lo vede, diciamo, che cosa si porta in casa quando fa gli appalti, cioè uno lo vede che quando fai una gara di pulizie ti porti a casa un'azienda che ha una platea di lavoratrici tendenzialmente donne, con però capi servizio, capi turno uomini, e allora la discussione che facemmo con Valentina era: come facciamo a costruire degli algoritmi concettuali che ci fanno inserire nei documentari di gara degli item che ci permettono di scriminare un'azienda, anzi non solo un'azienda, una proposta di un'azienda rispetto alla proposta di un'altra azienda, non solo con riferimento alla platea di lavoratrici sulla platea totale dei lavoratori, ma per esempio sulla quota pesata di retribuzione, perché naturalmente un'azienda significa un monte salari complessivo, e naturalmente se ci lavorano più donne il monte salari è un monte salari principalmente femminile. Però qual è, diciamo, la proporzione sulle teste delle RAL, dei livelli retributivi per ciascuno di loro? Insomma, questo ragionamento che è andato avanti con un approfondimento di cui ancora oggi devo ringraziare Valentina, che è del 2019, io credo rappresenti il primo caso in Italia di gare lanciate con clausole di genere nella documentazione di questi provvedimenti. Erano, se non ricordo male, 4 gare per un ammontare complessivo di 20 milioni di euro, non era molto, però suscitò un vespaio questa nostra iniziativa che mi colpì molto e mi fece capire che stavamo toccando un elemento, un nervo scoperto. Vi racconto un aneddoto da questo punto di vista, forse quella carta ce l'ho ancora. Appunto, uno dei, diciamo, delle funzioni che dovevamo acquistare era una funzione di forse di vigilanza, e a un certo punto mi scrisse una letteraccia il presidente della diciamo associazione aderente a Confindustria, che rappresentava le aziende di quel settore. In questa lettera mi veniva detto che sostanzialmente io stavo cercando di fare arbitraggio tra le aziende di quel settore, inserendo, ricordo le parole perché questo mi colpì molto, inserendo un fattore, cioè la composizione di genere, che non può avere alcuna relazione col servizio che io stavo ordinando. E questa affermazione mi colpì molto, perché questa affermazione nasconde una lettura profonda, no, su una modalità di essere organizzazione aziendale, cioè l'idea che la distribuzione di genere è un fattore totalmente indipendente rispetto alla qualità del servizio che viene erogato. Quindi in qualche modo noi quella lettera la tenemmo come una medaglietta, e naturalmente nella migliore casistica delle storie, delle gare, degli appalti, provarono a inibirci, a intimorirci con ricorsi che non ebbero fondamento. Quindi questo primo caso divenne un piccolo, era un caso locale di una regione, però una regione grande. Il Lazio, considerate, ha la stazza di un piccolo stato europeo, tanto che un organismo europeo che studia le politiche di genere, che stava operando una review di diversi paesi, venne a intervistarci, a chiederci che domande ci eravamo poste e strategie di quali strategie ci eravamo dotati per approcciare a questo tema. Allora, a me ha fatto molto piacere poi verificare che questo caso, anche forse in un modo, insomma, non è che ci sia stata una grande letteratura,
probabilmente c'è stato un ruolo di reti come questa che mi ospita oggi, insomma, a raccontare, a studiare, a generare curiosità su quello che stava accadendo, perché l'anno scorso, prima dell'estate, quando era in gestazione il decreto legge, il primo decreto legge governance PNRR, si iniziò a discutere il decreto legge che conteneva numerose innovazioni normative in relazione alla committenza pubblica per permettere al piano nazionale di ripresa e resilienza di mantenere la tempistica accelerata che lo vede scandire i propri tempi, e si discusse anche della possibilità di inserire nel decreto degli ingredienti che andassero in questa direzione, visto che era una delle indicazioni con la politica trasversale funzionale all'equità di genere generazionale, diciamo un target longitudinale rispetto agli obiettivi verticali invece del piano. E quindi ci mettemmo a discutere come farlo. È nata la norma. Io su questo, Daniela, proprio per la premessa che hai fatto, non dico nulla della norma e non dico nulla delle linee guida che ne sono seguite nella seconda parte dell'anno, perché le avete lette tutte, ci sono punti di vista diversi. Per esempio, io culturalmente penso che dovremmo lavorare più sulla premialità che sulle condizionalità di accesso ai mercati. Penso che funzioni di più, non è una valutazione valoriale. Penso che dal punto di vista dell'efficacia sia più utile. E poi stabilire aliquote, quella del 30%, come abbiamo nella norma, anche se abbiamo provato poi a temperarla invece nelle linee guida, secondo me rende faticoso lavorare su alcuni settori. Appunto, io fino a 3 mesi fa facevo un altro mestiere a Porta Pia al Ministero delle Infrastrutture. Quello è un ministero dove hai i mercati del lavoro, dove hai il settore ateco delle costruzioni, la quota di dette al circa 6-7%, il target del 30 è veramente molto alto. E ogni tanto qui faccio un'affermazione di cui forse mi pentirò, perché lo faccio in questo consesso in cui mi sento sotto esame, lo dico così: mi chiedo se sia un obiettivo di politica pubblica un po' troppo paternalista dover affermare che per forza nel settore ateco ci debba essere il 30% di donne rispetto agli uomini. Però è un dubbio che, come dire, condivido così, con laicità e, se volete, anche timidezza. E faccio due ultime... La timidezza non ci credo. Faccio due battute finali per dirvi come poi, a proposito appunto di percorsi, di piccole palle di neve che cominciano a rotolare e diventano più grandi, mentre il decreto legge era stato approvato, discutevamo anche con qualche fatica su come comporre delle linee guida equilibrate, e ve lo devo dire, ovviamente quando si discuteva con Chiara Goretti, con Palazzo Chigi, la preoccupazione era: costruiamo un dispositivo che permette di integrare nelle politiche che stiamo facendo di investimento il tema di genere. Però ricordiamoci, ragazzi, che non dobbiamo fare sciocchezze e mettere sabbia negli ingranaggi, perché questa cosa deve correre. Questa, come dire, ricerca di un punto di equilibrio c'è stato molto. E poi però, mentre noi ci ponevamo questo problema, forse un po' gesuitico, da nipotini così astratti, no, di Benedetto Croce, poi un giorno mi sono chiesto: ma intanto Ferrovie che sta facendo? Io ero lì capo segreteria Giovannini, ho alzato il telefono, ho chiamato l'amministratrice delegata di Ferrovie e mi ha detto: noi veramente siamo partiti, abbiamo riempito tutti i nostri bandi di gara con le clausole del decreto legge e non ci abbiamo avuto ricorsi, la cosa sta andando. Quindi abbiamo avuto una conferma empirica molto importante di quello che stava accadendo. E termino con una battuta, davvero una battuta giocosa, perché dopo le prime 2-3 riunioni in cui ci trovavamo a discutere di queste linee guida, al sottoscritto Massimo Santoro, che conoscete tutte, e ovviamente meglio di chiunque la ministra perché è il suo capo di gabinetto, e Alessandro Goracci, ogni tanto ci dicevamo: ma siamo 3 uomini a discutere di linee guida sulla parità di genere negli appalti. Quindi, infatti, poi l'arrivo, devo dire, di Chiara Goretti ha scardinato questa tripletta, aiutandoci a ricomporla in modo più adeguato.
termino davvero dicendo che è davvero un percorso, nel senso che noi non siamo in grado adesso di tirare una linea ed esprimere una valutazione. Qui stiamo parlando di processi molto sofisticati, il mercato di lavoro, i mercati del lavoro cambiano con lentezza, hanno inerzie, e quindi dobbiamo essere, cioè, secondo me l'approccio giusto è stato quello di partire anche mettendo in conto una qualche rozzezza del dispositivo, ma con la lucidità di sapere che dobbiamo mantenerlo mano a mano che aggiorniamo il quadro di valutazione sull'impatto in termini di numeri che questo approccio sta generando, leggendo le gare, leggendo i contratti, vedendo se si sta determinando una giurisdizione che le discute sulle controversie che eventualmente emergono. Ma complessivamente io ho la percezione di un movimento molto interessante di innovazione, di trasformazione di un pezzo di settore pubblico importante su un tema così delicato, e ve lo dico forse con un po' di strafottenza, perdonatemela, sono contento di, insomma, di averne segnato qualche passo, perché ci ho creduto quando con Valentina facemmo quella discussione, ci chiedevamo chissà che succederà, invece sono successe cose, e questo per chi fa il nostro mestiere è sempre bello ricordarlo, perché incoraggia e conforta. Grazie Andrea, scusa Tindara, prima di darti il coordinamento, diciamo che non si è parlato più di voi perché abbiamo parlato di pandemia e guerra, è successo qualcosa di più grosso dopo, a parte gli scherzi, prima di dare, grazie ancora, non entro ovviamente nel merito perché non seguiamo il programma che ci siamo dato, però vi voglio dire due cose importantissime, così la ministra lo sa che noi siamo orgogliose per questo, Andrea sta per saperlo, si è collegata Marisa Rodano che è la nostra promotrice, punto di riferimento, e adesso con la pandemia e tra difficoltà tecniche e tutto non sempre Marisa riesce a seguire, adesso è con noi quando vuole, vedi Bettina, Sabrina, se riuscite a intercettare Marisa quando vuole ovviamente ci saluta. E poi la seconda cosa, che è il secondo motivo di orgoglio, noi siamo sempre sul sito di Noi Donne, che è la rivista, il giornale storico delle donne italiane. Tutto qui. Ora Tindara proseguirà, Marisa interverrà quando vedete come riuscite a contattarla o come preferisce. Pregherei le altre, che sono tutte amiche di Noi Rete Donne, a differenza di Andrea, di essere brevi, a loro lo posso dire, ma tu sei stato nei tempi, giusto? Prego Tindara, scusami ancora che mi sono sovrapposta per dirvi di Marisa. Dunque, intanto io sono contentissima che la saluto, che Marisa sia con noi, e sono veramente molto contenta e stimolata dall'intervento di Andrea Tardiola, veramente ci ha riportato all'origine di una sfida, perché prima regione in Italia che introduce elementi di gender procurement, e poi anche ci ha condotto a chiederci premialità, condizionalità, e anche a interrogarci sulle quote stabilite 30% rispetto all'occupazione, e quindi ha citato più volte Valentina, ha anche fatto presente, cioè ci ha riportato su temi che riguardano proprio la conoscenza del mercato del lavoro, e quindi a questo punto io direi che sia davvero molto importante dare la parola a Valentina, che come immagino voi sappiate, oltre ad essere esperta di mercato del lavoro e di politiche di genere, dirige anche proprio, è responsabile della struttura mercato del lavoro di INAP, è stata consigliera regionale proprio della regione Lazio, e in particolare in quei momenti che sono stati riportati alla nostra memoria da Andrea Tardiola, e devo dire che come economista ed esperta di bilancio di genere, questioni di genere e soprattutto di obiettivi per, di riuscire a raggiungere veramente un'eguaglianza di genere, questa introduzione all'argomento di oggi, con questo ricordare quanto è avvenuto alla regione Lazio e anche segnare e ricordare momenti positivi che fanno pensare che questa macchina si stia davvero muovendo, e
nella direzione che noi tutte e noi tutti ci aspettiamo. Quindi cedo veramente con grande piacere e grande aspettativa di sentire Valentina Cardinali. Grazie. Io faccio la parte della cattiva, rammento a tutte le nostre tre amiche di Noi Rete Donne che ora interverranno di essere brevi per poter dare spazio alla ministra. Grazie. Naturalmente, grazie Daniela, grazie Tindara, un saluto grande a Marisa e un saluto anche alla ministra, ma soprattutto grazie Andrea che mi fa piacere rivedere dopo tanto tempo. Allora, gli input sono stati tanti ed anche, diciamo, anche stimolanti. Cercherò in estrema sintesi di contribuire a qualche riflessione nell'ottica che diceva Daniela di un percorso. Allora, Andrea ha introdotto un pregresso importante su questo, se posso veramente aprire una parentesi che mi sfori 10 minuti. Il fatto che, diciamo, che Andrea qui è ospite, in realtà non è assolutamente ospite, perché io vorrei che fosse la rappresentazione, no? Che quando immaginiamo e parliamo di come l'altro genere non partecipa, non comprende, ecco, non immaginiamo Andrea, perché non è un reciproco scambio di racconti, ma ve lo dico seriamente da chi insomma fa questo lavoro da tanto tempo. Il ruolo che ha esercitato Andrea nei confronti dell'operazione che abbiamo immaginato insieme, che poi ovviamente lui ha portato avanti tecnicamente in modo egregio, non è stato né una forma di compiacimento, né una forma di cortesia, né una forma di seguire la moda o le etichette come molto spesso offrono i nostri temi, no? Per anche questioni di carattere politico. Voglio qui veramente te testimoniare non solo la genuinità dell'intervento, l'interesse e la competenza profonda che è stata applicata a questa cosa, e vi dico che senza tutti questi ingredienti che fanno capo, diciamo, alla professionalità, probabilmente questa cosa non sarebbe andata, perché lui l'ha anticipato. Insomma, è stata veramente una lotta contro tutto e contro tutti, per cui non è stato solamente crederci, ma è stato scommetterci, perché effettivamente la tematica si viene poi sostenuta, ha un suo, ripeto, appunto, con competenza e convinzione ha avuto i suoi risultati. Per cui questo per dire che in prospettiva copiare una cosa del genere, come so che già alcune regioni stanno facendo, se però dietro questa operazione non ci sono persone, diciamo, come Andrea o degli staff che ne comprendono la reale valenza e non solo, diciamo, l'etichetta, probabilmente non serve copiare. E questo è in lotta del percorso quasi un memento, no? Non sono solo le cose, ma anche gli uomini e le donne che stanno dietro. Per quanto riguarda il tema di oggi, parità e appalti pubblici in relazione al PNRR, allora le questioni sempre nell'ottica del percorso secondo me sono queste. Ci sono dei punti di forza nell'aver affrontato questo tema in modo congiunto, mettere insieme il PNRR come uno strumento che possa realizzare l'equità di genere. Dall'altro ci sono invece dei punti di attenzione, che se non attenzionate adeguatamente possono sembrare punti di debolezza. Allora, i punti di forza che mi piace evidenziare sono il fatto che all'interno del sistema di appalti pubblici l'equità di genere abbia avuto un peso, ossia significa aver determinato sin dai requisiti obbligatori di presentazione dei progetti a valere sui bandi che ha importanza il chi sei, cioè il profilo dell'impresa, tant'è vero che appunto la relazione sulla composizione di genere del personale è un requisito, diciamo, obbligatorio, sia per le aziende obbligate dalla 162 sia per quelle, diciamo, al di sotto dei 50 dipendenti. Quindi è importante chi sei, ma è importante anche quello che fai, ossia il tuo curriculum e il tuo, diciamo, le tue performance in fase di esecuzione del contratto hanno comunque un peso. E questo, diceva, ok, sembra una cosa banale, in realtà non era affatto banale, era forse scontato, ma è scritto, cioè non si prescinde da chi sei e cosa fai nel momento in cui tu fai e partecipi a un bando. E questo significa che l'equità di genere declinata in questo modo ha un peso, vale, determina dei punti. E dentro
diciamo, la diatriba o il dibattito che c'è tra è più importante la premialità, è più importante il vincolo, secondo me, diciamo, è un falso dibattito, perché sono due cose diverse. Secondo me è importante che ci siano tutte e due, perché hanno due obiettivi profondamente diversi. Nell'ottica del percorso sarà sempre più importante che il sistema di public procurement recepisca nell'ambito delle premialità e quindi del dar valore in più alle migliori esperienze di valorizzazione delle differenze di genere, ma dall'altro è anche importante che abbiano una consapevolezza, una responsabilità direi quasi sociale, che impegnando del denaro pubblico non possono non avere l'occhio su quello a cui dovrebbe servire prevalentemente il denaro pubblico, ossia ridurre le più grandi disuguaglianze che ci sono, che sono di carattere generazionale e intergenerazionale nell'ambito del mercato del lavoro. Ma non solo per una questione di giustizia sociale, è perché purtroppo questi deficit di partecipazione, queste differenze, hanno dei riflessi ineludibili da un punto di vista reddituale. Se non si pone con convinzione l'attenzione che bisogna spingere l'acceleratore per rendere più facile quello che adesso è difficile, quindi più partecipazione dei giovani, più partecipazione delle donne, significa fare sempre in modo che da un punto di vista proprio economico questi bacini saranno sempre quelli più deboli e saranno sempre quelli che resteranno più in carico alle politiche passive. Quindi non c'è solamente un disegno, come posso dire, di carattere ideale o ideologico, a seconda di come si voglia vedere la questione, è una questione proprio, diciamo, di politica economica da questo punto di vista. E quindi come ci siamo arrivati alla condizionalità? Ci siamo arrivati, e quindi a definire una quota, ci siamo arrivati non attraverso un tavolo di femministe accanite, ma ci siamo arrivati attraverso un tavolo di tecnici e di tecniche che hanno fatto, proprio dati alla mano, una valutazione. Il nostro mercato del lavoro è talmente segmentato, ok? C'è un differenziale di partecipazione nei tassi tra uomini e donne ormai da 50 anni che sta sempre lì, 18%, 20%, due crisi, il Covid, cioè è una situazione che paradossalmente non ha trovato neanche negli shock di carattere endemico un cambiamento. I giovani hanno vissuto, al di là dell'ipotesi dei NEET, che hanno delle particolari problematiche, delle barriere all'ingresso al mercato del lavoro assolutamente contrastanti, assolutamente, diciamo, proprio insormontabili, e che tutti i programmi tipo Garanzia Giovani, tipo Gol, tutti quelli che hanno investito tanti anche soldi europei nella formazione, nel farli preparare ad un mercato che nel momento in cui fosse partito li avrebbe presi, non hanno funzionato perché loro erano iper educati, iper specializzati, ma il mercato non è partito e quindi sono rimasti lì e sono diventati nette in alcuni casi. Per cui, diciamo, questo dibattito sulla quota giovani e donne è partito da una valutazione di questo tipo. Cioè abbiamo di fronte 30 anni, 40 anni di un sistema in cui è ormai dimostrato che il libero mercato, lasciato andare da solo, non riesce a correggere queste problematiche. E questo perché? Perché purtroppo il deficit di partecipazione, le problematiche di questi due segmenti particolarmente critici, non dipendono da questioni che si possono correggere, ad esempio con la preferenza delle imprese, o non si possono correggere con un loro sempre maggiore adeguamento alle competenze più richieste e più appetibili per il mercato. I problemi sono, diciamo, strutturali, radicati, e riguardano tutta una serie di fattori interrelati che non stiamo qui a ricordare perché non abbiamo tempo. E quindi, di fronte ad una realtà che non si muove e non cambia da sola per 30 e 40 anni, non c'è altra strada di provare la forzatura. E questa forzatura è stata appunto la previsione di quota. Una quota del 30%, che significa dire a tutti coloro che avranno un progetto o a valere sul PNRR o PNC che di tutta l'occupazione in aggiunta a quella che già hanno impiegata nel progetto, quindi creata nuova con i soldi del progetto, un 30% di tutto il totale, e quindi di tutto il progetto, compresi anche i subalti, eccetera, eccetera, deve rispettare, diciamo, queste quote, quindi deve rispettare
un 30% in teoria di giovani e un 30% di donne attraverso modalità di computo, di intreccio che non stiamo qui a spiegare perché sono chiaramente indicate nelle linee guida. E quindi in realtà che cosa si diceva semplicemente? Attenzione, fate una particolare appunto attenzione che nel momento in cui selezionate e reclutate il personale di avere un occhio a questa questione. Che cosa significa? Su 3 ingegneri applicati perché di trovarne almeno uno donna. Come poi riuscire a raggiungere questo obiettivo? Ovviamente le linee guida hanno cercato ovviamente di contemperare l'innovazione con l'approccio burocratico e il timore dell'innovazione che è tipico praticamente anche di un paese come questo, e quindi sono stati scelti alcuni criteri che hanno previsto delle deroghe, delle salvaguardie ancor prima che si tentasse di fare questa operazione. Ecco qui io se posso dire personalmente, ma per aver lavorato proprio alla predisposizione del documento, del dispositivo di condizionalità, in quel tempo ero componente del tavolo tecnico istituito dal ministro Orlando che si deve occupare proprio di questa cosa, e dico che probabilmente forse lì avrei voluto un po' più di coraggio, perché lo sbarramento ex ante con un criterio statistico in realtà non si sposa esattamente con il criterio della quota come azione positiva. Cioè la quota è uno strumento appunto dirompente che deve rompere le dinamiche ordinarie, deve iniziare a smuovere quello che normalmente non si smuove, quindi necessariamente deve forzare un pochino la mano, e quindi deve anche indurre chi di solito fa selezione a non adottare i meccanismi che adotta sempre. Aver previsto delle clausole di deroga ex ante significa dire che questa roba deve operare a mercato vigente, cioè noi stiamo parlando della stessa situazione, per cui comprendo che sicuramente il fatto che bisognava andare di corsa e che bisognava non creare delle difficoltà e dei rallentamenti era un ottimo motivo, però questo non ci esime dal fatto di dire che proprio come profilo di azione positiva questo tipo di applicazione della condizionalità non si allinea, ecco. Sembra che si stiano parlando due linguaggi diversi. E quindi al momento che cosa si può fare? Ovviamente sperare che tutto vada bene attraverso un'adeguata opera di sensibilizzazione, perché poi è tutto in capo alle stazioni appaltanti, decidere o meno se applicare delle deroghe. Devo pregare di essere più rapida. Vado in chiusura. Brava, vado in chiusura, scusate. No, non per quello che stai dicendo. No, lo so, ma poi io alla fine mi appassiono e perdo. No, ma non è, era solo per... Certo, quindi l'organizzazione. Sì, no. Ovviamente, assolutamente. Quindi, in sintesi, che cosa dire? Sempre nell'ottica del percorso. Allora, la condizionalità è un'azione positiva e con quell'ottica lì va adottata, va in qualche modo guardata. Quindi non va guardata come uno strumento che deve essere a regime ordinario, che può dar fastidio a un regime ordinario. Con quello siamo nella sperimentazione di dover pensare le cose in modo diverso. Tant'è vero che le donne ingegneri, parlavo Andrea prima delle costruzioni, no? Le famose donne in edilizia che non ci sono, in realtà ci sono, ma solitamente non si trovano per tutte le dinamiche che conosciamo. Con la quota si poteva andare a prendere, magari con un accordo col sindacato europeo, l'edilizia acrobatica, in cui sono invece prevalentemente donne perché sono più leggere e sono più competenti da questo punto di vista. Però un esempio aperto di parentesi, con questo sbarramento ex ante di carattere statistico, l'edilizia acrobata femminile noi non la vedremo mai, avremo perso questa occasione. Adesso a parte l'esempio banale, però la condizionalità c'è, dobbiamo vedere come è applicata. Quello che manca secondo me in questo momento, e chiudo, ma lo dico anche da un punto di vista del versante di studio, è che non è ancora attivo purtroppo un sistema di monitoraggio di questa cosa, cioè le linee guida prevedevano a carico dell'ANAC che si in qualche modo individuasse un sistema per poter conoscere. Io non ho ancora notizie che sia stato emanato questo provvedimento, ma immagino comunque che l'ANAC per mission sua propria che abbia di vigilanza rispetto come banca dati naturalmente dei contratti pubblici. La cosa importante, la sfida sarebbe capire
capire da un lato quante e quali stazioni appaltanti stanno usufruendo della deroga, con quali motivazioni, perché le linee guida consentono le deroghe alla condizionalità con delle motivazioni che poi vanno verificate, quante di queste hanno scelto la deroga totale, quante di queste invece hanno dichiarato di dover applicare un abbassamento del 30% della quota di condizionalità e soprattutto dove è avvenuto, con che esiti e con quali difficoltà. Se riuscissimo in qualche modo a possedere questo tipo di informazioni, allora potremmo anche fare un ragionamento dopo del perché ha funzionato, del perché non ha funzionato, in quell'ottica del percorso poter immaginare se è un dispositivo che può essere corretto per guardare al futuro. Per il momento per me è una grande opportunità finanziata dal paese per poter cambiare le cose e dare un momento di rottura alle dinamiche ordinarie. Sono fiduciosa come sempre, ma perché appunto dietro a queste cose ci sono uomini e donne che sanno fare il loro mestiere sicuramente. Grazie. Grazie Valentina, procediamo. Grazie, veramente eccellente intervento anche questo. Procediamo molto rapidamente con un saluto della nostra grande Marisa Rodano a noi. Ma ecco, Marisa, la ministra Bonetti è collegata e ti saluta. Marisa? Io mi affido a Sabrina. Ecco Marisa, carissima Marisa, c'è anche la ministra Bonetti qui che ti saluta. Buonasera. Grazie, io saluto tutti, vi ringrazio. Saluto tutti voi, vi ringrazio. Grazie a te Marisa, un caro abbraccio e poi intervieni quando vuoi. E noi proseguiamo. Sono in condizione di venire, vengo volentieri. Tanto perché oggi stiamo tutti nelle case separati, oggi stiamo ancora tutti così, tutti ognuno a casa propria, però intanto anche nel dibattito di oggi, quando nel corso della discussione vuoi intervenire, lo dici a Marisa o a Sabrina, si contattano tra di loro. Grazie Marisa. Grazie a voi. Grazie dell'invito e grazie a voi. Grazie cara. Adesso proseguiamo col ritmo che ci siamo dati. È previsto l'intervento di Luciana Sonnante, che Luciana ha una grandissima competenza in materia di appalti pubblici e quest'anno, insomma nell'ultimo anno e mezzo, due, ci siamo confrontate spesso, abbiamo approfondito, abbiamo ragionato, eravamo anche arrivate alla conclusione che tutto si poteva già fare, in realtà non avremmo necessità di norme, per tornare al ragionamento di Valentina. Le norme servono perché il paese senza norme non è pronto. Vai Luciana. Ci sei? Che aveva un problema di audio, spero che l'abbia superato. Luciana, ci sei? Non la risentiamo. Non riesco, la vedo ma non la sento. Allora possiamo fare così? Allora, do la parola a Tindara che presenta Giovanna e nel frattempo chiamo al telefono Luciana. Dunque, sono state veramente evocati elementi molto importanti anche di ricerca e l'intervento di Valentina è stato molto stimolante anche nel chiederci cosa possiamo fare per capire cosa sta succedendo effettivamente e come appunto queste deroghe vengano utilizzate, per quale motivo, per cercare di migliorare. Una ricerca per migliorare e sempre conseguire l'obiettivo di una maggiore eguaglianza di genere. A questo punto io chiedo a Giovanna Badalassi, che probabilmente tutte voi conoscete, è da tempo che tiene anche una rubrica su noi donne, è esperta in termini di bilancio di genere, di politica di genere, e anche dal 2014 con Federica Gentile cura un blog, Ladynomics, che aiuta anche ad avvicinare alle questioni di genere, dell'eguaglianza di genere, molte persone con un linguaggio, una comunicazione che attraggono e ci fanno anche chiedere appunto quali siano, ci
invitano a trovare risposte non banali a questioni che vediamo molto chiaramente, ce le chiarisce ancora di più. E quindi chiedo in particolare a Giovanna di passare dal livello nazionale, regionale, nazionale, in cui siamo state finora, ad una prospettiva anche europea. Grazie. Grazie Tindra, grazie e buongiorno a tutti. Sì, lo stimolo per, come dire, salire di prospettiva e ampliare un attimo lo sguardo anche a quello che succede al di fuori dell'Italia è legato a delle linee guida gender responsive procurement, linee guida dell'EGHE, che sono state pubblicate da circa un mese, quindi da pochissimo tempo, che hanno proprio messo a sistema quello che possono essere per tutti gli stati dell'Unione Europea delle condizioni, dei criteri comuni da condividere per promuovere il gender procurement. Dobbiamo chiederci perché tutti adesso cominciamo a parlare di gender procurement sia in Italia che nell'Unione Europea, perché il tema non è nuovo, nel senso che se ne è cominciato a parlare in tutto il mondo a livello ONU, nei paesi terzo, quarto mondo, via di sviluppo, proprio come strumento, no, per favorire politiche di sviluppo. Ci sono delle linee guida delle linee guida internazionali del GRI, quindi quelli che fanno gli standard sulla sostenibilità, che sono addirittura del 2009, Embedding Gender Sustainability Reporting, che parlano proprio all'interno, c'è una sezione intera dedicata al gender procurement. Ne hanno parlato in passato, ne ha parlato UN Women con tutte le linee guida, lo World Bank, OECD, quindi tutte le grandi, diciamo, istituzioni internazionali si sono spese su questo tema. Però anche il Global Compact, che è l'agenzia ONU per le corporate. Però ne stiamo parlando in maniera così diffusa e di sistema. Prima, diciamo, era una cosa più, diciamo, no, chiusa a livello, diciamo, di studi, di altissimi, quindi un po' più contenuto a livello proprio anche politico. Ne stiamo parlando invece in maniera così massiva adesso, perché comunque c'è stata la pandemia, che è stato uno shock di sistema. È stato uno shock di sistema, sappiamo anche, è una crisi di cura, quindi è stata una crisi di sistema anche per le donne. E abbiamo iniziato a parlare in maniera consistente di bilanci di genere, di uso delle risorse pubbliche per le donne. Posso testimoniare, lavorando in questo settore dal 2003, che fino al 2019, come dire, questi discorsi erano abbastanza, come dire, ridotti a esperti del settore. Ecco, c'è stato, come dire, una fiammata tra dopo la quarta conferenza mondiale di Pechino, ma era dal 2010 che comunque le politiche di genere erano abbastanza, come dire, poco condivise su larghe moltitudini. Ecco, adesso non c'è paragone rispetto al 2019 di quello che sta succedendo proprio nel sistema di comunicazione, diffusione, interesse, partecipazione, anche letture del sito, cioè c'è molta attenzione su questi temi. Il gender procurement parla di soldi pubblici, quindi è all'interno del processo del gender mainstreaming, all'interno del gender budgeting, quindi fa parte, diciamo, di questa famiglia, di un approccio strategico alla parità di genere trasversale e di sistema. Quindi siamo, come dire, sull'altro pilastro delle strategie europee. Uno è quello del gender empowerment, quindi fare proprio politiche per le donne. Questo è il pilastro del gender mainstreaming, che è assolutamente rivoluzionario di sistema, perché, come vediamo, va a toccare il Santa Santorum di tutto il sistema, perché quando si arriva a parlare di appalti pubblici, come diceva il dottor Tardiola prima, si va a toccare un nervo scoperto. Posso dirvi, per testimonianza mia diretta personale, su tutti i bilanci di genere che ho fatto negli enti pubblici, che anche nel più piccolo comune, come pronunci la parola appalti, come dire, partono, no, dei segnali di allarme, che è un argomento comunque delicato, ecco, che comunque bisogna trattarlo, no, con cura. Quindi il fatto che siamo arrivati a parlare di gender procurement è assolutamente fondamentale. Questo ci deve incoraggiare, nel senso che a livello internazionale c'è supporto, c'è legittimazione nel quadro normativo. In queste linee guida dell'EGHE trovate tutte le fonti normative europee che supportano la legittimazione del gender procurement. Ci sono buone prassi. L'Australia e il Canada hanno fatto linee guida su come fare il gender procurement nelle infrastrutture, quindi, come dire, ci sono già studi e sperimentazioni. Anche il Cile, l'Islanda, la Svizzera hanno fatto esperienze
di questo tipo. Chiaro che l'Italia è sempre un unicum e quindi quello che, come dire, funziona da altre parti da noi deve essere reinterpretato, rivisto e corretto, però il messaggio che volevo dare è: non siamo soli a fare questa cosa, quindi siamo all'interno di un movimento di sistema ampio e generale che si sta muovendo. Ricordiamoci che l'Unione Europea usa gli appalti pubblici gestiti a livello di Unione Europea riguarda il 14% del PIL. In Italia siamo intorno al 10% del PIL, più o meno il 20% della spesa pubblica. Ho trovato un dato che però non so quanto sia affidabile, che parla di 140 miliardi l'anno di spesa pubblica che passa attraverso gli appalti, quindi questo poi mi riservo di provare a trovarlo più aggiornato e verificato, però che siano 140 di più o di meno è un bell'ordine di grandezza. Quindi questo mi viene da dire, benissimo parlare di gender procurement nel PNRR, benissimo, perché è un investimento enorme, pluriennale, cioè nel senso è tanta roba, tanta cosa, però c'è anche il bilancio dello Stato, quello con le risorse nazionali, le risorse pubbliche, come è già successo con la Regione Lazio. Quindi secondo me il gender procurement che vediamo all'interno del PNRR è un ottimo, come dire, un ottimo inizio, che però non ci può, come dire, non è solo una cosa che riguarda il PNRR, è una cosa che riguarda tutto il bilancio dello Stato. Ricordiamoci che siamo sempre anche all'interno degli obiettivi di sostenibilità, degli obiettivi quelli dell'Agenda 2030, su due obiettivi, obiettivo 5 parità di genere e obiettivo 12 che è quello proprio sugli acquisti socialmente sostenibili. E abbiamo anche in questo caso l'obiettivo di applicare il gender mainstreaming trasversale a tutti gli obiettivi, ai 17 goal dell'Agenda 2030. Quindi siamo sempre, come dire, all'interno di un quadro che ci sta dicendo che stiamo facendo la cosa giusta. Le linee guida europee parlano di 5 fattori abilitanti che sono già stati in parte citati, ma è giusto sempre avere, come dire, un riferimento mentale a uno schema ben preciso, come dire, anche per smarcare ce l'ho manca, che sono chiaramente la volontà politica, chiaramente l'impegno da parte degli uffici appalti, che però deve essere fatto, deve essere condotto su questi temi in collaborazione con gli uffici che si occupano di parità di genere. Non si può immaginare che chi fa appalti da 20-30 anni e quindi conosce a memoria il codice degli appalti, magari perché in quanto donna sappia già fare automaticamente le politiche di genere. La competenza di Valentina Cardinali e, come dire, la sinergia che è riuscita a fare con il dottor Tardiola è un esempio, come dire, illuminante, ma è un esempio che va messo a sistema, nel senso è una collaborazione che è l'unica che permette di far funzionare bene il gender procurement. Chi appunto ha un'esperienza specifica sugli appalti non può essere anche esperto, no, di queste altre tematiche. Ci vuole poi chiaramente capacità tecnica e gli ultimi due punti sono fondamentali, sono già stati in parte richiamati. Coinvolgimento degli stakeholder e disponibilità di dati disaggregati. Non sono residuali, ma sono forse fondamentali per far funzionare il gender procurement. Coinvolgimento degli stakeholder è un elemento di trasparenza e di partecipazione che quindi apre il mondo degli appalti pubblici a un discorso, come dire, di trasparenza e di visibilità, di un mondo che sappiamo è abbastanza un mondo, come dire, difficile da comprendere, da vedere e da raggiungere. E la disponibilità dei dati disaggregati è quella che ci permette di eventualmente sbagliare, correggere e di capire anche l'impatto delle misure che stiamo prendendo. Questi ultimi due dati, questi ultimi due fattori abilitanti sono fondamentali anche per valorizzare un elemento in più del beneficio che può dare il bilancio, il gender procurement. È stato detto per favorire la parità di genere, favorire il mainstreaming, favorire il, come dire, la reputation, no? Quindi la reputazione dell'istituzione, ma anche per operare una forma indiretta di contrasto al rischio di corruzione. Ci sono delle statistiche, degli studi che mostrano molto come dove ci sono più donne, le istituzioni hanno anche degli paesi, più che le istituzioni, i paesi in sé, hanno tassi di corruzione percepita più bassi. Abbiamo provato a incrociare il gender equality, il gender gap index con l'indice di corruzione percepita e c'è proprio una relazione diretta. Quindi dove ci sono le donne c'è più trasparenza, c'è più miglior uso delle risorse, migliore finalità nell'utilizzo e quindi questo è sicuramente un elemento che
come dire, arricchisce ancora di più il valore del gender procurement. Ricordiamoci inoltre che il fatto di impostare bene il gender procurement all'inizio e quindi riuscendo a intaccare tutta la supply chain, quindi riuscire a risalire, no, tutta la catena di fornitura che sta dietro agli appalti, è quello che ci permette anche di dare un effetto moltiplicatore, quindi andare anche oltre all'impatto immediato e diretto del singolo appalto. In sostanza, su questo chiudo, il gender procurement in qualche modo accresce la responsabilità dello Stato, della responsabilità sociale dello Stato. Lo Stato è molto responsabile nei confronti dei suoi dipendenti pubblici, ma di fatto è un datore di lavoro indiretto anche di tutti i lavoratori che lavorano sugli appalti pubblici. E quindi in questo senso il gender procurement dà l'opportunità allo Stato di, come dire, ingrandire e allargare la sua responsabilità sociale rispetto a questa visione multi-stakeholder della società. Quindi lo Stato sì ha a che fare con i cittadini, ma ha a che fare anche a cittadini in quanto propri dipendenti, lavoratori delle aziende che hanno il subappalto, eccetera, eccetera, eccetera. In tutta questa visione, quindi di maggiore consapevolezza da parte delle istituzioni, no, sul proprio ruolo sociale, sull'impatto che hanno sull'economia, perché qui stiamo parlando di economia, non stiamo parlando, cioè stiamo parlando di diritti in maniera indiretta, però stiamo parlando di uso dei soldi per promuovere anche in maniera indiretta dei diritti. Quindi in tutto questo sono sicura che ci saranno errori, ci saranno cose inefficaci, lo sappiamo perché è la prima volta, c'è un sistema mastodontico da scardinare. Però abbiamo bisogno anche di correre veloci non solo sugli appalti e sul PNRR, ma abbiamo bisogno di correre veloci anche sulla parità di genere. Ricordiamoci che il Gender Gap Report ha detto che siamo passati da 99 anni per aspettare la parità di genere a 136 a livello mondiale. A livello europeo, prima della pandemia, erano 63 anni per la parità. Ora saremo in Italia, siamo sempre stati intorno al secolo, perché chiaramente siamo gli ultimi in, come dire, gli ultimi in classifica a livello europeo. Quindi bisogna correre, però sono d'accordissimo, bisogna correre però anche sulla parità di genere, perché sono momenti veramente di grande svolta e non si può, come dire, correre, la società non può correre su alcune dinamiche e rimanere, come dire, regolare, come dire, aspettare una graduale maturazione su altre dinamiche, perché poi alla fine poi il sistema si inceppa e il livello di disuguaglianze che vediamo in questi giorni ne è testimonianza. Grazie. Grazie Giovanna. Io direi, siccome Luciana sta tentando di risolvere il suo problema con lo video, con l'audio, anzi non col video, nel frattempo non so la ministra se vuole intervenire e poi facciamo intervenire Luciana dopo la ministra. Elena, scusami, ci sei? Sì, mi stavo riattivando il microfono, come ritenete? Se... Daniela, io adesso ce l'ho in viva voce perché è l'unico workaround che abbiamo trovato, per cui allora la far parlare può, Luciana in viva voce. La ministra può aspettare, facciamo intervenire Luciana in viva voce e poi la ministra chiude. Prego, vai Luciana. Luciana è esperta sia di appalti che di parità di genere, come me non lo è di tecnologia. Vai Luciana. Innanzitutto chiedo scusa per questo inconveniente, perché sono collegata, no, è il brown server dell'ufficio che impedisce l'accesso per l'audio. Ringrazio innanzitutto Daniela che mi ha permesso di partecipare a questa riunione importante, sia per i contenuti che per le persone che partecipano. Quindi saluto la ministra Elena Bonetti, nonché il direttore generale che non mi conosce ancora personalmente e non ci voleva questo inconveniente che si è venuto a creare. Ora io ringrazio comunque tutte le amiche di Noi Rete Donna. Io partecipo sia in quanto partecipante facente parte di Noi Rete Donna, sia come avvocato dell'INAIL che si occupa anche di appalti. Ora vorrei dire questo, mettendomi sulla scia di quello che già è stato detto, che ho ascoltato poc'anzi, ovvero che il decreto semplificazioni è il decreto 77, il decreto legge 77, cosiddetto semplificazioni, è entrato, diciamo, a gamba tesa
in questa materia degli appalti, perché ha spostato l'attenzione, in particolare l'articolo 47, da quello che era l'orientamento in materia di appalti sempre pro concorrenziale, su un aspetto, un obiettivo diverso in questo caso, che non è la tutela sempre del principio di concorrenza, ma più che altro raggiungere degli obiettivi di carattere sociale, di carattere etico. Questo perché a seguito della pandemia si è sentita la necessità di come dire, colmare questo divario che va avanti da tanti anni e che non si riesce a colmare. Tecnicamente dobbiamo dire che le norme, anche se hanno delle caratteristiche diverse e incidono in maniera diversa, perché... Pronto, mi sentite? Perché io non vedo nessuno. Sì, sì. Pronto? Sentiamo. Queste norme, anche se incidono in maniera diversa e sono più forti perché comportano degli obblighi a carico degli operatori economici e in ogni caso obbligano le amministrazioni a inserire nei criteri di valutazione delle offerte dei criteri di premialità che tengano conto, quindi nel valutare le offerte, che facciano sì che si tenga conto nella valutazione delle offerte anche del peso che viene dato dalle imprese e dell'attenzione che viene riservata alla parità di genere, all'inclusione delle persone che portano disabilità oppure ai giovani. Devo dire però che non sono delle norme nuove, in ogni caso non sono una novità, perché già nel codice dei contratti, attualmente ancora in vigore, adottato col decreto 50 del 2016, ci sono delle norme che prevedono delle premialità nei confronti delle imprese, il cosiddetto rating di legalità, il cosiddetto rating di impresa, comprendeva anche delle caratteristiche da premiare a favore delle imprese qualora avessero privilegiato politiche antidiscriminatorie che comprendono anche la parità di genere. E quindi diciamo che tra l'altro in questa materia, come poc'anzi diceva il dottor Cardiola, la Regione Lazio si è servita proprio di queste norme per poter mettere in atto ed ha fatto da apripista sul territorio a mettere in atto delle procedure di gara che affrontavano questi aspetti e davano valenza a alcune caratteristiche delle offerte che non erano strettamente legate né all'aspetto tecnico né all'aspetto economico, ma che cercavano di utilizzare gli appalti per poter colmare almeno nel piccolo nell'ambito di quell'appalto il divario di genere. Ora, io non sono d'accordo sul fatto che ci siano ancora delle riserve in cui non si possa sfondare questo muro per colmare il divario. In particolare nei cantieri, come si diceva poc'anzi, non è detto, è vero che le donne hanno una forza fisica del 20% in media, inferiore a quella degli uomini, e quindi i lavori pesanti che sono tipici dell'edilizia non potrebbero essere affrontati, però c'è la tecnologia. E quindi le amministrazioni, le stazioni appaltanti dovrebbero tenere, non dover subito gettare la spugna, quindi andare in deroga, ma dovrebbero comunque cercare di trovare un modo per appianare anche in quei settori, come anche nel settore energetico, e gli esempi potrebbero essere tanti, questo divario ci viene a creare, non solo per le donne, ma anche per altri soggetti che dovrebbero essere tutelati. In ogni caso, io credo che non si tratta soltanto di, la riforma, intanto è avvenuta in tempi rapidissimi, come in tempi molto molto rapidi sono stati anche, pronto, mi sentite? Scusate. Sì, sì, tranquilla. Vai, Lanza. Sì, sì. Stavo dicendo, si è giunti in tempi rapidi a questa riforma, però si tratta semplicemente di una riforma legislativa ancora. Anche le norme messe in atto con le linee guida adottate col DPCM del 7 dicembre sono state messe in atto subito e sono molto, molto, complete, molto dettagliate, danno la possibilità di dare la stura subito sul piano operativo, però non basta perché
un conto è la legge, di leggi in Italia ne abbiamo tante, un conto è che si agisca in questi termini, quindi è necessario che la pubblica amministrazione in particolare, perché si parla di appalti pubblici chiaramente, si, le stazioni appaltanti si riappropriano di quel potere autoritativo che si manifesta attraverso la discrezionalità amministrativa, che è quella capacità che solo la pubblica amministrazione ha di contemperare gli interessi pubblici con l'interesse a privilegiare questi aspetti, perché nel tempo questo potere della pubblica amministrazione che va a incidere sulla libertà dei cittadini è un potere che va esercitato per poter operare delle scelte. L'amministrazione ha un forte potere nelle mani in questo momento, perché la scelta la deve operare l'amministrazione, dare una direzione diversa agli appalti, che non devono essere soltanto utilizzati per ricercare l'offerta migliore, ma quindi la migliore offerta, che offerta migliore che è tale non solo se si raggiunge il miglior prezzo, non solo se si raggiunge la migliore qualità tecnica, ma anche se si colma un divario sociale. Cioè il legislatore ha voluto utilizzare e dare un cambio di rotta agli appalti. Gli appalti vengono utilizzati come un vettore in questo caso, per far sì che decolli questo bisogno di raggiungere un obiettivo che da anni affligge non solo l'Italia ma diciamo tutto il mondo, perché le donne vengono a parità di qualità, a parità di capacità, a parità di professionalità sono svantaggiate non solo dal punto di vista salariale ma anche dal punto di vista occupazionale. Quindi utilizzare gli appalti, che sono una fascia importante dell'economia, e soprattutto utilizzarli in questa fase in cui si deve dare attuazione a un piano, al PNRR, ovvero a un piano che è stato ha previsto degli investimenti che, se non raggiungono dei risultati, i soldi che vengono stanziati devono tornare indietro. Pertanto, ma gli obiettivi non sono solo la crescita economica, perché per Sana, cerca di chiudere adesso, dobbiamo spingere quel tempo. È un'economia sostenibile, è quella che permette alle donne, permette ai disabili, permette ai giovani, alle nuove generazioni di inserirsi nel mondo del lavoro. Ora, io ritengo che tutti gli altri aspetti, peraltro contrastati nel corso di questi anni, perché torno a dire, già nel codice dei contratti attualmente vigente c'erano delle norme come l'articolo 83,10 oppure l'articolo 95,6 e 13 che prevedevano dei criteri di premialità e che ancora vengono utilizzati, anche in questo caso potranno essere utilizzati. Quindi anche se il decreto 77 si rivolge in particolare agli appalti che saranno fatti, saranno indetti, saranno svolti per attuare gli investimenti, mettere in atto gli investimenti previsti per il piano di rinascita e resilienza, ma già da adesso, pur non essendo obbligatori per tutti gli altri gli appalti, queste norme potrebbero essere utilizzate, perché, ripeto, le leggi servono per migliorare la vita delle persone. Questa è una frase che io sentii dire proprio dal professor Biagi, che prima la professoressa Tindara ha nominato. Lo disse in un convegno a Bari, all'università. E quindi migliorare la vita delle persone anche attraverso gli appalti, che, ripeto, non devono rimanere una riserva per poter assicurare la concorrenza e quindi dare conto solo al mercato, perché poi il mercato è uno strumento per migliorare la vita delle persone, delle collettività. Per cui non è necessario, Luciana, dobbiamo andare avanti. Chiudi adesso, grazie. Pronto? Cara Luciana, pronto? Sì, dimmi Daniela, sono andata oltre?
No, no, però adesso stai coi tempi. Devo ridare la parola a Marisa che ci vuole rifare un saluto. Quindi se sei d'accordo chiuderei. Sei concluso. Sì, io chiudo dicendo semplicemente questo, che ripetendomi peraltro, perché è tempo che ci sia. Allora, tutto quello che sta accadendo adesso è semplicemente il frutto di una evoluzione, anche diciamo è il risultato del crescere della civiltà. E quindi anche in materia di appalti c'è una sorta di evoluzione. E per cui quella che era offerta economicamente in primo tempo noi ci preoccupavamo solo di ottenere, come dire, il miglior appalto dal punto di vista economico. Poi siamo passati a valutare quella che era la qualità tecnica dell'appalto. Ora invece dobbiamo valutare anche altri aspetti, perché l'offerta non deve essere solo più vantaggiosa, ma deve essere anche più sostenibile, e per sostenibilità si intende anche la parità di genere, l'inclusione delle persone disabili, nonché dare lavoro ai giovani. Grazie, vi chiedo scusa per il mezzo in cui mi sono, come dire, manifestata. Non ti preoccupare, però... grazie Luciana. Preziosa la tua ricostruzione, soprattutto degli aspetti che riguardano il modo di dispiegarsi della discrezionalità amministrativa. Ora c'è Marisa Rodano. Prego Marisa. Ministra, mi scusa ovviamente. Prego. Un attimo, Marisa. Daniela, che sta riattivando audio e video, un momento solo. Marisa, ci sei? Altrimenti interviene la ministra e poi Marisa saluta alla fine. Sì, forse è meglio, Daniela, perché allora, hanno problemi di accesso. Ha problemi di accesso. La ministra, mi scusa, c'era Anna Manca che voleva fare un intervento. Stamattina c'eravamo sentiti. Anna, ci sei? Sì, ci sono, però lascio la parola alla ministra. Grazie. Ci mancherebbe. Grazie a voi per essere qui. Ministra, prego, e poi Marisa e Tindara saluteranno dopo. La parola alla ministra Bonetti. Grazie, Anna. Grazie a voi. Allora, io di nuovo ringrazio, insomma, l'ho già fatto all'inizio, ma rinnovo davvero, Daniela, un grande grazie a te, a tutta la rete. Come sempre devo dire, gli incontri con voi sono particolarmente interessanti, perché sono incontri pieni di spunti di altissima qualità. Grazie. Competenza e per questo ringrazio anche chi è intervenuto prima di me. Intanto parlare oggi di parità e di gender procurement nell'ambito di introduzione di principi di condizionalità, di premialità nell'ambito degli appalti è nell'agenda delle azioni che adesso stiamo mettendo in campo. Quindi va reso ragione anche a un percorso fatto anche in particolare dalla vostra rete. Già ce l'avamo incontrate altre volte, erano tutti spunti che voi negli anni avete, come dire, consolidato, maturato, portando avanti una prospettiva che di fatto è quella che poi abbiamo assunto, acquisito e trasformato anche nei provvedimenti legislativi, che in particolare riguardano il piano del PNRR. Ma rispetto a questo, permettetemi di dirlo, non credo possa esaurirsi al PNRR, non è mia intenzione farli esaurire al PNRR, e credo che siano ormai da assumere come una prospettiva da portare nella gestione, insomma, di tutta la legislazione che riguarda in generale gli appalti. Faccio un passo indietro, torno al tema del PNRR. Adesso io non voglio soffermarmi ulteriormente sul valore della parità di genere nell'ambito della promozione degli investimenti, ma perché rischierei di ripetere ciò che è già stato detto, ma vorrei riprendere, insomma, anche sistematizzando all'interno della visione di riforma che abbiamo voluto portare dentro al PNRR.
Partendo da questa considerazione, il PNRR rappresenta per il nostro paese un'inedita, diciamo un inedito paniere, lo dico male, di risorse economiche certamente, ma anche di progettualità e di visione di paese. Lo è appunto per la quantità dei finanziamenti che vengono messi in campo. Sta sentendo, parlando? Così significativi e in tempo. Sta sentendo, signora? Forse Marisa Roda non... Vi ringrazio tanto dell'invito. Ancora, signora, ancora no. Sì, è Marisa. La sta sentendo lei? Sabrina ride, la nostra ministra ci vuole bene. Parlo. Ma noi confidiamo su questo. Solo quelli che ci vogliono bene stanno con noi, perché siamo fatti un po' così. Vi ringrazio di avermi invitato a questa riunione molto interessante. Condivido gran parte delle cose che avete detto, perché devo dire che si deve tutto all'attività di Daniela, che è stata quella che ha costruito sia la rete per la parità, sia la, diciamo, tutte le forme organizzative che ci hanno riunito per far avanzare i principi di uguaglianza tra uomini e donne e soprattutto per valorizzare il ruolo delle donne. Quindi grazie di avermi invitato e buon proseguimento. Grazie Marisa. Grazie. Grazie ancora Marisa. Prego Ministra. No, ma ci mancherebbe altro. Anzi, no, bene, di nuovo abbiamo salutato, insomma, una donna straordinaria, quindi infatti, mi ha fatto piacere davvero risentirla. No, stavo dicendo, inedito l'investimento del PNRR come quantità di risorse economiche, finanziarie, ma anche per la qualità, la quantità richiesta nell'ambito della progettualità e dell'integrazione dell'azione complessiva del sistema paese per portare a compimento questi progetti. È altresì vero che non possiamo nemmeno esaurire il PNRR nella grande, già straordinaria sfida di portare a compimento questi progetti e portarli a compimento in modo efficiente nei tempi, perché se questi progetti non servono a e non sono accompagnati da un processo di profonda riforma del paese, potremmo anche, già non è una sfida facile, arrivare al compimento totale del nostro piano, ma sarà un piano che non avrà la prospettiva del tempo in avanti, del futuro, se non sarà un piano che davvero risulti leva, non solo come effetto moltiplicativo degli investimenti, ma leva come effetto moltiplicativo della riforma strutturale del paese. Inserire le pari opportunità nel PNRR come leva di investimento e di effetto quindi moltiplicativo di beneficio dell'attuazione del piano colloca l'elemento politiche per le pari opportunità portate avanti dal piano non solo come politiche riparative di un gap o di un'ingiustizia, ma come politiche che in questo gap, in questa ingiustizia, colgono quella dimensione ostativa allo sviluppo complessivo e quindi la vogliono risolvere in una dinamica proattiva. Ecco perché quelle regole che noi abbiamo posto attraverso il decreto semplificazioni e poi coordinate, specificate, grazie anche al lavoro, insomma, è stato richiamato da chi ha lavorato sul campo delle linee guida. In realtà nel gruppo erano più uomini, come ricordava Rabiola, poi le linee guida le abbiamo firmate due ministre donne, quindi abbiamo controbilanciato dall'altra parte, ma al di là delle battute, le linee guida che appunto firmate insieme alla ministra Dadone perché riguardavano la condizionalità, la premialità sui giovani e le donne, di concerto con i ministri Orlando Giovannini e la ministra Stefani. Ecco, dentro a questa nuova visione, che è oggettivamente una visione, mi permetto di dire, rivoluzionaria nell'ambito delle politiche per gli appalti nel nostro paese, noi abbiamo voluto rappresentare quella spinta di propulsione, di non solo di riconoscimento del valore delle pari opportunità, ma di attivazione di processi
economici, finanziari, produttivi, progettuali, positivi attraverso le pari opportunità. E quindi abbiamo usato la legislazione come attivatore di processo, non solo come organizzatore, che è un approccio nuovo anche nella dimensione del legiferare. Insomma, in qualche modo abbiamo applicato quella forza di dinamica sociale che ha attivato e vuole attivare un processo di cambiamento e di riforma. Ecco perché le condizionalità che abbiamo posto sono condizionalità che si integrano con le premialità. Da un lato la quota del 30%, noi nelle linee guida abbiamo specificato che è una quota che può essere derogata, ma anche in casi comunque in modo molto significativo. Il fatto di questa deroga è stato anche poi imposto dalla necessità di accompagnare un movimento, diciamo, anche positivo in questa direzione senza bloccarlo, perché evidentemente laddove la macchina deve essere avviata è chiaro che si deve anche accompagnare il percorso. Le possibili deroghe, che però sono molto circostanziate, impongono comunque la necessità di un miglioramento significativo dello stato dell'arte dell'occupazione femminile. Vi ricordo che questa leva ha un effetto straordinariamente forte, non tanto nei settori di già a prevalenza femminile su cui il PNRR va a investire, pensiamo all'agroalimentare, pensiamo alla ristorazione, al turismo, ma tutti quei luoghi di imprenditorialità femminile nuova che si stanno creando e altrettanto in tutti quei settori dove invece finora non c'è stata presenza forte del femminile, tipicamente le infrastrutture, diciamo la transizione digitale e quella ecologica. Tra l'altro mi ha molto colpito, lo ricordava il direttore Taviola all'inizio, che quel primo bando che un po' avevamo detto, ma chissà, questa, insomma, un po' di resistenze, devo dire, le avevamo trovate sia in Parlamento che insomma nel dibattito, una volta che abbiamo introdotto queste clausole di condizionalità e di premialità, che appunto Ferrovie dello Stato aveva fatto i primi bandi, che erano bandi appunto in un settore certamente non a forte prevalenza femminile, sono stati fatti senza colpo ferire, applicando tu pur la regola così com'era, i primi appalti. Quindi questo aveva certificato in realtà quanto queste regole potessero rappresentare un volano in tutti i settori, anche quelli innovativi. Ci sono state resistenze, si è dibattuto negli interventi prima, da un lato maggior coraggio, da un lato il pragmatismo però di fare funzionare il meccanismo. Io credo che si sia trovato un equilibrio importante, innanzitutto perché abbiamo introdotto l'elemento nelle nostre leggi, nelle nostre norme, e perché in questo modo abbiamo caratterizzato e indirizzato gli investimenti pubblici attraverso un metodo che quindi ne definisse anche la direzionalità e l'obiettivo. Aumento dell'occupazione femminile, trasparenza salariale. Ricordo che nel PNRR non se ne è parlato molto, noi abbiamo imposto, intanto abbiamo detto che le imprese che a norma di legge, quindi con più di 50 dipendenti, sono tenute alla rendicontazione ai sensi del codice delle pari opportunità. Se questo non l'hanno fatto, hanno la preclusione per l'accesso al bando, alla parte, scusate, quindi al bando. Ma abbiamo esteso questa norma, che è prevista per le imprese con sopra i 50 dipendenti, a tutte le imprese con più di 15 dipendenti. Vuol dire andare a intercettare quella filiera complessiva, perché poi queste regole si applicano non alla sola impresa che vince l'appalto, ma a tutta la filiera connessa e necessariamente coinvolta nell'attuazione e nella finalizzazione del progetto di cui appunto per il quale si è vinto eventualmente la gara. Ecco, queste imprese con più di 15 dipendenti vuol dire andare a costruire filiere di buone pratiche su tutte le imprese, anche quelle che a norma di legge, per il codice delle pari opportunità, non sarebbero tenute a farlo. Quindi la necessità vuol dire introdurre principi di trasparenza salariale, di carriera femminile, misurabili dai sindacati, dalle consiglie di parità, in quello che è un tessuto imprenditoriale italiano che quindi ci aspettiamo faccia un salto di qualità. Queste condizionalità siamo altrettanto convinti che abbiano un effetto benefico nella valutazione ex post di chi le applica, come effetto migliorativo delle condizioni di produttività del mondo del lavoro. La vera scommessa è questa, che laddove noi abbiamo introdotto le quote anni fa
e laddove noi oggi inseriamo elementi tra virgolette coercitivi come questo, anzi coercitivi come queste condizionalità, siamo la scommessa che abbiamo che questi elementi tra nella loro attuazione portino un risultato positivo da risultare non più un orpello come può essere pensato in fase iniziale, ma un elemento di qualificazione che quindi in qualche modo il sistema poi si autoriproduca e si autorialimenti e rincentivi anche da questo punto di vista. Con le quote non ci siamo riusciti del tutto perché la carriera del femminile non è stata riempita, ma l'elemento della presenza delle donne in consiglio di amministrazione è un elemento che viene visto oggi come un elemento che ha portato una riqualificazione anche della classe dirigente da questo punto di vista del nostro paese. Altrettanto sull'elemento delle premialità. Significa andare, è stato fatto anche un passaggio, un riferimento nell'ambito anche dei goal per l'agenda 2030, di questa sostenibilità che in sé tende a valorizzare elementi che sono di metodologia, che sono di valorizzazione della diversità, che sono di inclusione, diciamo, di una riumanizzazione anche del nostro modo di pensare il mondo del lavoro. È chiaro che queste premialità non possono essere teoriche, noi dobbiamo valorizzarle, c'è certamente il tema del punteggio degli appalti pubblici, ma dobbiamo altrettanto rendere sempre di più conveniente le pari opportunità, cogliendo che davvero quello è un elemento di sviluppo. E questo noi lo facciamo usando e concretizzando questa che è stata una, diciamo, una struttura sperimentale nell'ambito della certificazione per la parità di genere per le imprese che abbiamo proprio presentato qualche giorno fa, la prassi UNI 125/2022. Ecco, in quella certificazione noi andremo non solo a misurare i KPI, il raggiungimento degli obiettivi, ma a introdurre, strutturare nelle imprese, e quando parlo di imprese parlo tutta la filiera delle imprese, dalle grandi imprese alle micro imprese, elementi di qualificazione per quanto riguarda certamente la promozione del lavoro femminile, ma più complessivamente anche una riorganizzazione del mondo del lavoro, per esempio ad un sostegno della genitorialità in un'ottica di, secondo un principio di condivisione paritaria del carico di cura familiare e non solo per la donna, con l'obiettivo di avere un mondo del lavoro che sia anche più resiliente e capace di interpretare le sfide innovative che abbiamo davanti a noi. Inutile dirvi, perché lo avete già detto, quanto sia fondamentale da questo punto di vista l'elemento qualificante della presenza della leadership delle donne e della presenza delle donne in tutti i contesti lavorativi. La certificazione per la parità di genere porterà alle imprese un vantaggio fiscale, in quell'ottica della fiscalità letta, lasciatemelo dire, come una fiscalità come spazio della contribuzione. Un'azienda che oggi investe in parità di genere, il lavoro femminile, in qualità del lavoro femminile, è un'azienda a cui non è che semplicemente stiamo scontando le tasse, è un'azienda che sta immettendo nel sistema paese un valore aggiunto che in qualche modo noi gli riconosciamo quantificando e defiscalizzando quanto deve allo Stato, ma non come uno sconto, semplicemente perché riconosciamo che c'è un valore aggiunto che ha già messo nel mondo nel mercato del lavoro, che è quello della promozione di un percorso innovativo anche nel contesto lavorativo, economico, sociale e anche di riattivazione di una modifica culturale. L'obiettivo che io ho personalmente è far sì che questa certificazione, che anche, diciamo, ha un vantaggio rispetto alle linee guida, è una cosa data, certa. La certificazione è misurata su dei KPI, con degli obiettivi, prevede una progettazione ex ante ed ex post da parte dell'azienda, un accompagnamento, tra l'altro da qui al 2026 uno del programma del PNRR prevede un accompagnamento soprattutto per le micro, le piccole, le medie imprese che accederanno alla certificazione gratuitamente perché finanziato dal progetto del PNRR, ecco, quella certificazione come elemento qualificante nell'ambito del procurement, degli appalti pubblici di tutti i livelli.
Noi abbiamo oggi una delega che introduce un principio della parità di genere nella riforma degli appalti. La mia, quello che sto cercando di portare avanti, e sono convinta debba essere fatto, è introdurre questa certificazione come l'elemento caratterizzante di premialità nell'ambito di tutti gli appalti pubblici. E questo credo che possa rappresentare davvero una vera, come dire, leva rivoluzione in avanti. Lo abbiamo fatto già nell'emendamento che come governo abbiamo presentato nell'ambito delle concessioni demaniali, è adesso all'esame in Parlamento. Non nego che è un tema che raccoglie alcune resistenze, che sono quelle di dire: ma si creano svantaggi tra le imprese che non possono accedere alla certificazione. A questa obiezione io rispondo con ancora convinzione: non è una penalizzazione di chi non ha, è una premialità, che certo nell'ambito competitivo dà una premialità a chi accede a questo, ma nell'ottica, siccome tutti possono accedere, tra l'altro possono accedere gratuitamente da qua al 2026, e quindi c'è un tempo anche congruo perché questo processo possa essere attivato, è che io ritengo che questo elemento sia invece un elemento di qualificazione, e che su questo serva davvero quel coraggio che è stato richiamato anche nell'intervento precedente, perché altrimenti in autodeterminazione il mercato non sarebbe andato in questa direzione. Se noi introduciamo questo come visione, diciamo, di futuro, a quel punto sì, con questa leva, diciamo, di attivazione, il processo che si innescherà sarà un processo che potrà favorire in modo significativo la promozione dell'empowerment femminile e delle pari opportunità. E quindi dando seguito, insomma, anche alla sfida che voi stessa avete più volte richiamato e cui più volte avete richiamato il governo. Grazie Ministra. Io, il nostro ragionare insieme ad Alta Voce, quindi siamo grate non solo perché vieni ai nostri incontri, ma anche nella maniera aperta con cui dialoghiamo. Veramente noi proseguiremo. Immaginiamo con Tindara, che adesso credo che sia collegata perché aveva un problema. Sì, sono riuscita, scusate, ne approfitto, ecco, per salutarvi, salutare la ministra, salutare tutte e tutti. Grazie per il bellissimo intervento. Dicevo che immaginiamo un secondo appuntamento, certo, probabilmente il 22 aprile, ma insomma, esatto, che sarà un po' calibrato sulla certificazione. Io poi sono del parere che tutto tiene in una logica di sistema, che la premialità alimenta la condizionalità e viceversa, e questo vale anche per la certificazione, che non è una cosa nuova, perché un'esperienza simile si era già fatta con dei titoli di questo genere. Questa volta pensiamo che proprio il ragionamento di sistema possa produrre dei risultati differenti e di lungo periodo. Tiziana, ci sei? Altrimenti Tiziana Bartolini, ci sei? Io nel frattempo, mentre rintracciamo Tiziana, volevo dire che ho apprezzato tutti gli interventi che sono stati utilissimi. Riprendo il ragionamento di Valentina sul monitoraggio, che ormai è un nostro classico, per dire che a prescindere da quello che faranno le amministrazioni pubbliche, Ministra, io ovviamente come dirigente pubblica sono particolarmente sensibile all'argomento, ma ci candidiamo come noi Rete Donne a mantenere un'attenzione costante sull'argomento, costituendo una sorta di osservatorio politico, tra virgolette, che ovviamente si giova del lavoro fatto dalle istituzioni, quindi non si sovrappone dalle amministrazioni, ma come dire, introduce uno sguardo differente, più legato anche ad altri contesti. Ora io ringrazio tutti gli intervenuti, ringrazio chi ci ha ascoltato con pazienza, ringrazio in particolare la ministra, e do la parola a Tiziana Bartolini e a Tindara per il saluto finale, se ci sono. Io ci sono. Prego. Vabbè. Non si sente? Niente, Tindara, non si sente. Grazie a Bettina Giordani, a Sabrina Cincin. Purtroppo, Daniela, purtroppo Tiziana ha un problema tecnico anche lei. Oggi veramente sono tutti accaniti. Allora, hai visto Luciana che non si vede nulla? Oggi sei in compagnia di Tiziana, che invece con le tecnologie
abituata a farne un uso frequente, evidentemente oggi c'è qualche problema. Però ci manda, sì, ci manda un saluto Daniela, ci manda un saluto, allora, che ci sta seguendo. Luciana, saluto ancora Marisa Rodano, Tindara, se ci sei batti un colpo, altrimenti arrivederci e grazie alla ministra. Vai Tindara. Non so se mi sentite però. Sì, sono... adesso sì. Va bene, allora sto raggiungendo la stazione. E idealmente spero che ci potremo vedere, non idealmente, ma in presenza magari alla Fondazione Marco Biagi per il prossimo incontro, chissà. Quindi vi ringrazio e vi saluto tutte e tutti. Un abbraccio. Grazie a tutti.